Appuntamento di fine settimana di live, benvenuti. Subito uno sguardo agli argomenti che andremo ad approfondire nel corso della nostra diretta. In apertura parleremo del Festival Internazionale della Chitarra che quest'anno celebra la sua 20ª edizione, per cui Mottola pizzica le corde delle emozioni. Per quanto riguarda invece il Festival della Chitarra, andiamo a salutare il direttore artistico di questa kermesse che ormai è una vera e propria istituzione, ma non solo a Mottola, nell'intero territorio pugliese a livello nazionale, vista questa sua apertura al resto del mondo. Michele Libraro, eccolo qui, bentornato. Appena ci siamo incontrati oggi ho detto è passato esattamente un anno dall'ultima volta, evidentemente l'anno scorso parlavamo della 19ª edizione, cifra tonda quest'anno. Tutte le emozioni di Michele Libraro? Ma le emozioni sono tantissime, quest'anno poi con questo compleanno tondo è davvero una bella emozione, devo dire che quest'anno ci sono diversi eventi, diverse attività che faremo durante questi 9 giorni e quindi c'è una grossa attesa, c'è una grossa partecipazione anche di candidati che man mano adesso parleremo un po' di tutte le attività. Quindi ci sono tutte le premesse per fare davvero una bellissima edizione. E grazie a questo festival Mottola si conferma capitale della musica, perché poi ecco, bisogna anche considerare il ritorno che questo evento, che ormai abbiamo imparato a scrivere con la E maiuscola, riesce a produrre sul territorio, perché viene tanta gente da fuori, poi ci sono gli appassionati e gli amanti del genere che chiaramente non si perdono un appuntamento. E poi mi piace anche mettere in evidenza che Michele Libraro all'interno del Festival Internazionale della Chitarra si è inventato un'ulteriore proposta e offerta artistica, Serenate, sì. Che quest'anno invece è la sua 13ª edizione. Ecco, come mai dopo 7 anni di festival è pensato di introdurre, di aprire ecco, una finestra su questa tipologia specifica musicale? Sì, è nata dall'esigenza di trovare delle soluzioni alternative al solito diciamo, contenitore che può essere un auditorium, può essere una piazza, può essere un l'atrio del nostro comune per esempio. E quindi così passeggiando quasi giornalmente, perché io tra l'altro vivo ai margini di questo centro storico, e mi sono detto ma perché non fare qualcosa, non sfruttare questo palcoscenico naturale che poi abbiamo le chianche, abbiamo i muri a calce, quindi ci sono queste piazzettine che sono... I muri candidi, no? Che esatto. Fanno da sfondo poi a esatto. Delle melodie che vengono no, diffuse nell'aria. Esatto, e quindi perché non inventarsi qualcosa intorno a questo centro storico? E da lì è nata questa prima edizione di 13 anni fa, dove subito abbiamo capito che c'era veramente qualcosa di molto interessante, che la gente ha sempre apprezzato, ha sempre voluto e vuole che gli amici e tutti il nostro pubblico vuole che viene ripetuta più volte, ma è davvero complicato fare una serata del genere dove ci sono quest'anno oltre 40 musicisti, ci sono 10 gruppi che vanno lì a proporre vari generi musicali, quindi è poi organizzato in modo capillare, viene attrezzata, tutte le piazzette vengono attrezzate con le strutture, che può essere le pedane, le sedie per il pubblico, insomma le luci, quindi viene così addobbato a dovere come se fosse una sala da concerto il centro storico. Quindi ogni location è assolutamente attrezzata per ospitare degli eventi ed è bella questa idea di valorizzare il centro storico, esatto. Perché di fatto ecco, la mission poi di Serenate è anche quella di dare la possibilità a Mottola di esprimere
quello che è il suo cuore, no? Il centro storico, il cuore di un comune, di un paese, di una realtà comunale, ma poi anche quella di dare la possibilità ai visitatori di scoprire dei luoghi storici che hanno poi esprimono un fascino davvero straordinario. Domani 21 luglio l'inizio ufficiale del festival, anche se già da stasera c'è una sorta di pre-festival. Cosa accade stasera a Mottola? Sì, stasera accade un anteprima festival, sempre nel centro storico. Viene localizzata una piazzettina che si chiama Largo San Nicola, e lì ci sarà un gruppo che suona anche domani sera. In più, i vari ospiti che arrivano, gli ospiti chitarristi che arrivano già da stasera a Mottola, vengono invitati a fare giusto un brano, uno o due brani così a testa. E poi ci sono un po' di curiosità, l'intervista all'artista, si approfondisce un po', ecco, da dove arrivano. Per esempio arrivano musicisti dalla Spagna, dall'Argentina, arrivano musicisti dal nord, quindi cerchiamo un po' di iniziare a sbottonare un po' tutto il progetto Serenate facendone un'anteprima. Quindi è una serata dove comunque si riesce subito a cogliere già l'atmosfera appunto del progetto del centro storico Serenate. Quindi il mondo della chitarra si incontra a Mottola a partire da questa sera, possiamo dire così? Sì, esattamente sì, anche perché poi oltre all'aspetto concertistico sicuramente dopo parleremo anche degli altri aspetti, e quindi effettivamente quest'anno siamo riusciti a fare centro con le nostre proposte. 20 anni di attività per la chitarra del Festival di Mottola, 20 anni intensi. Solo un anno c'è stata una pausa di riflessione, ma evidentemente per migliorare le edizioni a seguire, certo, quelle successive. Maestro, però a me piacerebbe fare un bilancio di questo ventennio, che poi alla fine sembra essere passato velocemente. Qual è stata l'edizione, quella che magari è rimasta più nel cuore, se esiste? Beh, questa è una domanda difficile, perché ogni edizione ha avuto una sua storia, una sua si è caratterizzata in modo particolare. Ma posso dire intanto, per esempio, l'anno che abbiamo fatto queste esterne, che poi parleremo anche dopo, tipo l'esterna di Bari, facemmo un concerto di Tacca and Patti, dove segnò veramente un anno di svolta per quanto riguarda il nostro festival. Perché poi ci sono anche delle proiezioni esterne, esatto, e ci saranno anche quest'anno? Sì, quest'anno possiamo anticipare qualcosa? Certo, assolutamente. A noi piacciono sempre le anteprime. Quest'anno abbiamo il comune di Noci che ha aderito al nostro festival, e quindi faremo il 25, faremo un doppio concerto a Noci, alla piazza Plebiscito. Mentre sempre nella scoperta di posti nuovi, cioè noi abbiamo veramente, cioè in questi anni siamo passati dal castello alla cava, alla piazza, o posti alla masseria, eccetera, eccetera. Quest'anno andiamo anche a Masseria La Grande Quercia, che è un po' a nord di San Basilio, e lì faremo anche lì un doppio concerto previsto per il 28. Era il 1992 quando parte la prima edizione del Festival Internazionale della Chitarra, già con questa ambizione, no, di coinvolgere il mondo. Come mai Michele Libraro ha pensato a una sorta di contenitore così imponente? Comunque già dalla prima edizione, ripeto, aveva questa apertura al resto del mondo. Ecco, certo. Perché la necessità di celebrare poi la chitarra in questa maniera così imponente, così vistosa? Ma intanto noi abbiamo fatto l'iter, mi permetti, devo correggere un attimo, perché noi per i primi 5 anni, prima c'era questo modo di strutturare le attività, adesso si è lasciate un po' così, un po' come uno crede, le organizza. Dunque, noi per i primi 5 anni il festival era un festival nazionale.
dopo i 5 anni abbiamo fatto questo cambio, questo salto di qualità. Questo salto di qualità, anche perché nel frattempo arrivavano già artisti internazionali, anche il concorso è diventato internazionale e quindi dal 6° anno in poi è diventato Festival Internazionale della Chitarra. Perché il festival? A Mottola perché? Perché è semplice, essendo io un chitarrista, essendo anche se la chitarra adesso è uno strumento molto sviluppato, però 20 anni fa aveva diciamo ecco una conoscenza un po' di, non dava giustizia alla conoscenza che c'era dello strumento, soprattutto nel campo classico, perché i concerti classici erano davvero pochi e quindi abbiamo sempre dovuto così piano piano crescere, piano piano proporre anche artisti internazionali che arrivavano a Mottola in esclusiva mondiale. Quindi abbiamo, ecco, facciamo qualche nome di questi artisti di fama internazionale. Sì, ma per esempio posso parlare del duo Assad, che il New York Times definì il miglior duo di chitarra al mondo, oppure David Russell, il chitarrista scozzese, lo stesso Roland Jens, che è venuto la prima volta nel 98 e quest'anno ritorna a Mottola dopo un po' di anni. Quindi per quanto riguarda l'aspetto del chitarrista classico, noi diciamo ecco tutti i chitarristi al mondo, i migliori, sono comunque passati da Mottola. Questo è sicuramente un nostro vanto, quello di aver puntato molto sulla qualità. Del resto, quando ha conosciuto la chitarra Michele Libraro? Quando? Quanti anni aveva Michele Libraro? Ma avevo 16 anni, 15 anni, ecco così. Piano piano poi mi sono avvicinato un po' prima alla chitarra, poi al mondo classico e poi ho fatto l'iter del conservatorio e poi via, insomma, ecco. Certo che anche la chitarra, no, ha avuto un'evoluzione, sì. Chiaramente con la tecnologia si sono aperti nuovi scenari, nuovi orizzonti anche dal punto di vista musicale, quindi queste 6 corde che oggi riescono ad esprimere una musica così varia, sì, una musica così differente davvero per tutti i palati, no? Sì. Ecco, tu cosa pensi di questa evoluzione della chitarra? Tu sei sempre fedele bello. Alla chitarra classica? No, assolutamente, altrimenti non farei il direttore artistico di un festival così, così vario nei generi musicali. Se noi pensiamo, ritornando un attimo a Serenate, dove veramente la chitarra è offerta in 10 stili diversi per quanto riguarda domani, questo significa che lo strumento è uno strumento vivo, è uno strumento dove non è impegnato solo nel mondo classico, ma in qualsiasi genere musicale. E certe volte si va proprio alla ricerca, soprattutto per Serenate, quei progetti diciamo davvero particolari, dove riesci a cogliere anche la possibilità e a far conoscere la possibilità di alcuni strumenti simili anche alla chitarra. Posso citare che per esempio la chitarra battente o il liuto o la viuela, ci sono tantissimi strumenti che fanno parte della famiglia chitarra, ma presentati nei vari generi musicali. Ecco, la storia musicale, quella diciamo più recente, relativamente più recente, ci ha proposto tanti artisti straordinari. Mi viene in mente Eric Clapton, che era denominato slow hand, no? Mano lenta. Ecco, in base anche al modo di suonare lo, sì, strumento, per te chi è stato il riferimento invece più importante nel corso della carriera, se ti sei ispirato a uno dei grandi? Vabbè, è chiaro che il chitarrista classico come icona Andrés Segovia, che è il chitarrista spagnolo, l'icona per tutti noi è lui, insomma, ecco. Poi da lì si può discutere su altri docenti o altri maestri che si sono così susseguiti, ma Andrés Segovia è stato sicuramente il nostro punto di riferimento per il Novecento.
Ecco, dopo aver spaziato, aver messo in evidenza, no, poi il vero protagonista di questo festival, che è la chitarra, ritorniamo al festival, sì, invece, maestro. Vediamo nel dettaglio i vari appuntamenti che articolano questo, sì, nutrito programma della 20ª edizione. Allora, abbiamo detto stasera questa anteprima, questa sorta di anticipazione, poi da domani si fa sul serio. Sì, da domani appunto c'è... c'è Serenate che apre il nostro festival, è una, come dicevo prima, un concerto, una serata davvero molto impegnativa per noi. Ho parlato dei musicisti che si esibiranno, ma non ho parlato di tutto quello che c'è dall'aspetto organizzativo, quindi davvero tantissima gente, tantissimi collaboratori, quindi è veramente un'impresa ogni volta riuscire a portare a termine il progetto Serenate. Poi domenica, dovuto riposo, perché domenica per ovvi motivi il giorno dopo di Serenate non si può fare niente, ecco. Quindi lunedì invece, lunedì mattina, iniziano già le lezioni. Quest'anno arrivano all'incirca 30 candidati che formano un'orchestra di chitarre. Sono ragazzi che vanno dai 12-13 anni ai 20 anni. Arrivano da tutta Italia, arrivano anche dalla Turchia e dalla Svizzera. Il docente è Lucia Pizzutel, che organizzerà questa orchestra, quindi ci sarà una settimana di prove, e sabato 28 alle ore 18 ci sarà il concerto dell'orchestra. E cosa proporranno? Qual è il loro repertorio? Allora, loro propongono musiche di Vivaldi, musiche di Astor Piazzolla. Tutto solo con la chitarra? Sì, orchestra interamente con chitarra, sì, sì, sì. Saranno 20, sì, circa 30 sono, ecco. E quindi durante questa settimana ci sono le sessioni di prove, poi l'ultimo giorno c'è questo concerto con questa docente e questi fantastici ragazzi che nel frattempo loro hanno ricevuto a casa le musiche, quindi preparano un po' il lavoro. Arrivano attrezzati, arrivano preparati, insomma, naturalmente, vengono così messi insieme nella fase di concertazione. Questo lunedì. Non è semplice la fase della concertazione, perché si tratta di far convivere, no, certo, tante interpretazioni, sì, sì, no? Sì. In modo tale da dare un risultato che all'unisono possa esprimere e interpretare Vivaldi nel migliore dei, sì, modi. Sì, sì, sì. Questo si svolgerà nell'Urban Lab The Factory a Mottola. Questo lunedì, quindi lunedì, martedì, mercoledì continuano queste lezioni. Mercoledì sera invece inizia il secondo concerto ed è la prima uscita che facciamo a Noci, dove ci sarà un doppio concerto. Noi da qualche anno offriamo la possibilità nella stessa serata di assistere a due spettacoli in uno. La prima parte un artista, la seconda parte un altro progetto. La prima parte c'è Eugenio Beccherucci, che è il docente del Conservatorio di Latina, che propone un programma sulle canzoni. Le canzoni che vanno dalla canzone napoletana, la canzone dei Beatles e così via. La seconda parte invece c'è il Di Fulvio Trio, che è chitarra, percussioni e contrabbasso, e fanno musica jazz. Questo sino a mercoledì. Giovedì mattina, il grande giorno per il concorso. Il concorso internazionale, dove due terzi dei partecipanti sono stranieri. E questa è veramente una nota di orgoglio per quanto riguarda noi, perché abbiamo veramente una grossa visibilità. Sono 32 iscritti e arrivano dal Cile, dal Brasile, dall'Argentina, dalla Russia, dall'Europa intera, arrivano tutti a Mottola. Lì ci saranno poi queste tre prove di questo concorso, sino ad arrivare a domenica, dove verrà proclamato il vincitore. Un altro aspetto positivo del nostro festival, se mi permetti, è vedere i partecipanti che, nonostante nelle passate edizioni magari superano una prova oppure non superano neanche la prima prova, ritornano. E questo è davvero un aspetto positivo per quanto riguarda noi. Beh, un bel riconoscimento, esatto, per il festival, per l'ideatore del festival. Esatto, l'ideatore anche in virtù della serietà, della trasparenza, certo, della giuria. Questo ci tengo a dirlo, perché
perché sono, diciamo, sorpreso ma contento nello stesso momento, perché comunque è un... Pensa, io stavo per chiedere al direttore artistico se poi dopo ogni edizione del festival restano poi i contatti, no, con i vari talenti che il festival sforna di anno in anno. Insomma, come lei ha appena detto, si riscrivono, ripartecipano con lo stesso entusiasmo della prima volta. Sì, parlo dei candidati, ma anche i maestri che arrivano a Mottola, rimane comunque questa amicizia. Poi ci si incontra in altri festival, perché non dimentichiamo che io comunque faccio anche il concertista, quindi comunque ci si incontra in altre città, in altri festival importanti, quindi c'è ancora questo modo di poter approfondire questa amicizia che si sviluppa durante il festival. Quindi siamo arrivati al concorso, poi sabato mattina, anzi no, pardon, venerdì sera c'è il terzo concerto alla Masseria La Grande Quercia. Anche lì abbiamo il chitarrista della Repubblica Ceca, Vladislav Bla, e alla seconda parte invece un guitar duo, Pompilio Caputo, che faranno uno speciale su Nino Rota, uno speciale su musiche da film. Sabato mattina invece abbiamo la nona edizione della Biennale di Liuteria. Sabato e domenica c'è questa Biennale di Liuteria presso la Scuola Manzoni, dove c'è la possibilità durante il festival di poter conoscere, i liutai, di poter provare gli strumenti, di poter assistere alle prove pubbliche di questi strumenti, e quindi quale migliore possibilità quella di poter vedere questi strumenti e magari acquistarli, perché poi alla fine sono i contatti che si avviano. E magari può scoppiare in qualche caso anche la passione verso la musica, gli strumenti, quindi è anche uno scopo assolutamente educativo, no? Dal punto di istruttivo. E allora Michele, noi siamo in chiusura. Ci è piaciuto dare spazio al Festival della Chitarra, come d'altra parte abbiamo fatto sempre in questi anni. A noi non resta che augurare lunga vita al Festival della Chitarra, che ricordiamo quest'anno celebra i suoi 20 anni di attività. E chiaramente ringraziamo te per il tuo impegno, per la passione con la quale davvero dai vita a questa realtà importante che è significativa per un intero territorio. Ringraziamo dunque Michele Libraro, direttore artistico del Festival, buon lavoro e buon divertimento. Grazie. Anche è il caso di dire. Invito tutti a Mottola in questa settimana, e vorrei aggiungere un'ultima cosa, se mi permette. Ritardo? Niente, il 29 c'è lo spettacolo con David Riondino, il Don Chisciotte. Perfetto, grazie ancora, noi ci fermiamo, la linea va alla regia, vi aspetto dopo con tutte le notizie.